dici di questo posto? Non temere, puoi andare in qualsiasi distilleria, ma qui preparerò i nuovi potenziatori. Ok, nuova base per noi, nuova base per noi. Quindi controllali tutti e due spesso e regolarmente. Adesso ovviamente dovremmo difendere sicuramente la base un paio di volte, come nella vecchia base. Ma va aumentata la vigilanza. I contenitori sono collegati alla stessa sorgente. Qualunque venga attaccato perdiamo overcharge. Ricordati di usare le trappole, andrà tutto più bene. O meno. Late night special dal Elkscapt Diner. Ok. Difendi i contenitori di overcharge. Vabbè, questo l'abbiamo fatto un sacco di volte. Trappola trita carne. Energia griglia utilizzata. Le lame rotanti tagliano qualsiasi cosa a loro portata. Sono l'ideale per la difesa casalinga e per fare le patatine fritte. Ok. Sì, utilizziamo questo, sì. Ah, lui si è chiuso proprio dentro, eh. Bravo. Proprio cuor di leone, addirittura. Quindi, per piazzare le trappole, mettiamo una qui. Ci mettiamo questa. No, questa. Questa. Ok. Più. Mettiamo un'altra qui. Questa. No, le devi mandare di qua, ecco. Qui, questo è un lato che magari non è preso tanto di mira. Tra l'altro l'indicatore del fulmine dice quanta energia è rimasta per le trappole. Quindi questa la mettiamo qui, ne abbiamo ancora 70. Quindi piazzo le trappole e poi vado ad aprire la valvola e arriveranno le orde. Quindi io proverei questa nuova. Ta! Questa nuova, più... più questa. Ok, benissimo. Le posso anche rimuovere. Qui ci mettiamo questa cazzarola. Ok, e ce ne metterei un'altra io. Perché no, che sto abbandonando l'area. Ok, sì, ce la posso mettere un'altra, assolutamente. Quindi ce ne metto un'altra. Certo che sì. Certo che sì. Prenderei. Ne ho 15. Ci metto. Chissà, questa del gelo sarà buona. Boh. Ma. Non so. Ok. Abbiamo finito la potenza. Quindi. Abbiamo piazzato queste. Vediamo se. Sì, ho usato tutta l'energia, lo so, non è che non lo so. Allora, l'arma io userei... Questa candela romana, sinceramente, mi sembra fiacca a questo livello, eh. Il Teddy mi sembra sempre quello più congeniale. Apriamo, dai, via alle danze. Tanto casomai fa salta tutto, giusto? Mi raccomando, Floyd, fai saltare tutto se... Guardate che entrata. Ma solo non sono un fico, è meglio fico del biconzo. Good. Oh. Ok. Cominciamo a salire. Allora qui sembra tutto. Scendiamo di un livello. Ok. Lower in arrivo, da dove? Ditemi da dove. Sì. Da dove? Ah, ecco, perfetto. Il versante che meno. Bam! Tu lo devi fare. Bam! L'arme Erker. Non devi. L'Erker è di là, ok. Benissimo. Ma dov'è Sterker di merda? Eccolo. Guarda come salta sto pezzo di merda. Eccolo il Lerker. È lui. Non
mannaggia te. Cazzo, questa è molto più... molto più tosta, la questione qui adesso sta diventando. No, dove vai? Accidenti a te. Cazzo. Ma la pianti qui sotto. Oh mio Dio. Paura che moriremo. Qui sono entrati tantissimo. Sono entrati tantissimo. Tra l'altro non le ho messe qui, Non le ho messe qui. Oh! Accidente. Ho perso due overcharge. Non la vedo bene, Non la vedo bene per niente. Sono sotto attacco una sega. Okay, lì c'è una trappola, ma è veramente poca. Poca la difesa. Veramente poca. Poi queste trappole non è che fanno chissà qui. Vediamoci chiaro. Eccolo via. Mannaggia Teo. Mannaggia Teo. Eh? Cazzo giri qui sotto. Cazzo! Sì. Tom. Bam. Tim. Yes. Bam. Finiscilo. Finiscilo. Tim. Oh. Sì. Dacci, dacci, dacci oggi. Arrivano là, verso là. Mai! Never! Qui! Ah, ho finito le munizioni! Cazzarola! Posta candela! Vediamo un po' sta candela com'è! Guardate i blooper! Cioè gli ho cambiato nome e continuo io comunque a questo tipo di mostri, lo so, lo so! Guardali come me le rubano! Guarda come me li rubano, ho perso tutto l'overcharge. E che cazzo devo fare? Dai, riproviamo. Proviamo una volta, poi se non ci riesco ancora... Minchia, proteggi l'overcharge. No, comunque la candela romana fa cagare. Cioè, veramente... Ah, devo piazzare le trappole? Devo piazzare le trappole? Cazzo, non c'ho tempo. Mettimele. Ok. Mettimele qui. Due. Accidenta a voi. Cazzo, questi poi arrivano, Non è che non arrivano. Diciamo che prima le trappole non è che hanno fatto un grosso lavoro, Potevamo far di meglio, Molto di meglio. Ok. Abbiamo un'altra da 20. Vai. Già sei qui. Accidenti a te. Ok. Ti è piaciuta, questa? Di la verità. Ma io poi mi fossilizzo su questo grande. Non so se è la cosa giusta da fare. Non so, perché magari forse conviene, non lo so, illuminare questi. Forse è. Non lo so, ma come fanno a essere sotto attacco? Già! Ah beh certo, c'è tutto il lato. Il lato questo. No, qui! Come fatto anche qui, cazzo! No, no! No, dov'è il lurker? Mannaggia il lurker!
Dude, dove? Accidenti. Cambiamo arma. Brucia, maledetto te. Cazzo, no, c'ho le scorte sotto terra. Ok, non ce la facciamo neanche stavolta. No, ce l'abbiamo fatta. Infatti prima erano molto molto più vuoti, diciamo, no? Gli spazi dove uscivano gli overcatch. Perfetto, benissimo, abbiamo difeso la base di Floyd, la nuova base di Floyd, ma anche nostra. Quindi bene, avanti così. Ma guardate che figo, cioè guardate che fighi murali. Ottimo, troppo hai dato belli. Una scossa alla nuova base, ma guardati. Già, siamo una bella squadra. Raccogliamo tutto e di più, ecco. Guardate quante cose sparse per strada. Ovviamente le trappole non ci sono più perché giustamente l'assedio è finito. Quindi prendiamo un po' di robe. Ragazzi, robe. Questa lanterna giappocinnica. Prendi i potenziatori, come sempre. Dopo un assedio ci prendiamo i potenziatori dal morbido vano che c'è. Yes. Che sarebbe questo? Lui ha chiuso la sala cinesca, non apre più, Cioè, ma se fa così? Vittoria. Abbiamo difeso i contenitori di overcharge mentre i potenziatori erano in preparazione. Vortice selvaggio, colpo di fulmine, l'inverno è alle porte. L'inverno è alle porte, vabbè. Winter is coming. L'inverno sta arrivando. Mini citazione, no? Strizza un po' l'occhio al trono di spade. Nuovo potenziatore eroico disponibile, vai. Da quanto tempo non aprivamo tutto ciò? Cioè, ovvero questo menu. Quindi ci abbiamo nuovo, nuovo e nuovo, tranne per l'overdrive. Andiamo sui potenziatori eroi, lui ha detto. Spazio personale, ma noi questi ce li abbiamo già equipaggiati. Ecco, forse questo. Colpo di fulmine. Fulmine dal cielo può colpire i nemici vicini. Però a me sinceramente piace anche il rimbalzo esplosivo, perché rimbalzando sui nemici, quindi lo lascerei. Andiamo su bomba in picchiato, c'è sempre quello. Quindi eccolo qua, vortice selvaggio che abbiamo sbloccato adesso. Ogni attacco corpo a corpo genera un tornado che respinge e danneggia i nemici, mentre prima avevamo gli attacchi corpo a corpo emettono una palla di fuoco. Cioè, io devo dire la verità, mi piace la cosa della palla di fuoco, però proviamo sto vortice selvaggio, vai. Così, per variare, per vedere che c'è in più. Quindi overdrive, che cosa abbiamo? Killer. Questi sono quelli equipaggiati. Vediamo se ce ne sono altri. Cacchio, abbiamo 10 punti combattimento. Danni inferti dalle armi a colpo singolo, ce l'abbiamo. Questi altri sono tutti bloccati. Quindi, sinceramente non ho capito, ho 10 punti da spendere, però sono tutti bloccati qui. Vabbè, eroe, abbiamo equipaggiato overdrive, l'uccisore OD, però ci sarebbe anche uccisore scab, riduzione danni OD, riduzione danni scab che è bloccato. Allora, che cazzo mi fai vedere a fare? Anche se ho 0 punti, quindi non. Vabbè. Stile elevato. Stile generato. Questo aumenta il 10% con le armi corpo a corpo. Aumento del 10% lo stile generato con le armi a colpo singolo. E questo Underground livello 1. Non è pessimo, diciamo. Ok. Qui. Invece ci mettiamo, aspetta, questo era, così riempiamo anche gli slot vuoti. Proviamo a metterci questo, ci mettiamo quest'altro, no, ci mettiamo, allora io qui ho, ok, per cui potrei mettere questo.